guerriglia, Ramiro, che ho trovato un pacchetto di preservativi in borsa. Cosa succederebbe se i segreti che nascondiamo dentro i nostri cellulari venissero svelati? Una risposta è stata data sabato 17 marzo con la commedia Solo la verità in maschera, presentata dalla compagnia teatrale La Contrada di Miane, presso la sala polifunzionale di Mosnigo. È uno spettacolo brillante, una commedia tratta da un film famosissimo, Perfetti sconosciuti, di Genovese. Noi l'abbiamo reso nel nostro dialetto più fruibile, più simpatico, era simpatico anche il film, ma insomma più divertente sul palco. Giochiamo con questo equivoci dei telefoni che rappresentano oggi una gran parte della nostra vita quotidiana e in cui mettiamo molta parte della nostra vita anche privata, e attraverso una serie di escamotage vengono fuori tutte queste cose divertenti, insomma, che il pubblico apprezzerà. Sappiamo che ha apprezzato moltissimo nelle repliche precedenti, e quindi sono qui in pratica per divertirsi insieme a noi con questo spettacolo. Se ti telefona e ti parla a partire dall'ora lì, che sei lavorato? Se ti parla per un'ora? E allora vuol dire che sei tardi da lavorare. Se dopo che ti accadrò di parlare vuol dire che ti sei sposato. Oggi siete qui e prossimamente dove siete? A Miane, all'interno di una rassegna che abbiamo organizzato insieme a un'altra compagnia di 4 serate, sempre di commedie brillanti, molto divertenti, in dialetto e non. Il 21 aprile siamo quindi in replica di nuovo a Miane e poi nel futuro in giro, insomma. Una serata dedicata al divertimento, ma anche alla solidarietà. Lo spettacolo è stato il primo appuntamento di Risate a Teatro, una rassegna il cui ricavato servirà ad aiutare le scuole per l'infanzia del comune di Moriago. E questa è una rassegna composta da 2 serate teatrali. Lo scopo è raccogliere fondi per gli asili, l'asilo di Moriago e l'asilo di Mosnigo. E io ringrazio le 2 compagnie teatrali che si sono adoperate per questa rassegna. L'importante, ripeto, è quello che ci divertiamo tutti e raccogliamo anche dei soldi che possono servire per mandare avanti gli asili, che sempre di più hanno delle criticità economiche.